Seconda Re 5, da 1 a 10. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima ed onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele la ragazza, che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì. Prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti manda Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, che costui mi chiede di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca di pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Bene, sono grato per questa opportunità, questo privilegio di poter condividere la parola del Signore. Vi ringrazio il Signore e ringrazio anche Marco per dare spazio a questo. E vorrei pregare insieme, ok? Che il Signore possa illuminare i nostri cuori affinché lo Spirito Santo rinnova le nostre menti, perché abbiamo già tutto in Cristo, nello Spirito Santo in noi, e lo Spirito Santo vuole cambiare le nostre menti, e preghiamo che ci aiuti oggi a conoscerlo ancora di più. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, perché è una luce lungo il sentiero, e ti ringraziamo per lo Spirito Santo che vive in noi, e chiediamo, Signore, a voi che possa rinnovare la nostra mente, affinché possiamo conoscere meglio la nostra identità in Cristo e l'opera a quale tu ci hai chiamato, alla gloria di Dio Padre, e a Lui sia la gloria in ogni cosa. Amen. Vorrei questa mattina continuare sul tema della guarigione divina. La guarigione divina possiamo definirla come, nel contesto cristiano, quando per mezzo dello Spirito Santo, in un modo sovrannaturale, Dio risolve miracolosamente, porta guarigione a delle malattie spirituali, mentali e anche fisiche. E come testo base, come diceva Marco, siamo partiti da Secondo Re, perché abbiamo tante ricchezze in questo, nella parola di Dio e in questo concetto, in questo testo. E se vi ricordate, inizialmente abbiamo visto l'esempio, abbiamo ascoltato l'esempio di Naaman. Naaman era un lebbroso, era capo del re, dell'esercito del re di Siria, dell'esercito siriano, era lebbroso e fu guarito miracolosamente dopo che lui ubbidì l'ordine del profeta. Ma prima di avere guarigione fisico e poi guarigione spirituale, che poi fu convertito, Naaman dovette abbandonare i suoi preconcetti religiosi e i preconcetti mentali, dovete ravvedersi per ubbidire per fede il profeta. E in seguito, la seconda volta, abbiamo visto la storia della giovane ragazza israelita, se vi ricordate, che era una serva proprio nella casa di Naaman. E grazie a lei, grazie a questa piccola serva, che Naaman andò in Israele e trovò il profeta Eliseo. E abbiamo imparato che cosa? Che questa ragazza avrebbe potuto essere vendicativa contro il suo padrone di casa, che era il capo del nemico del suo popolo, no?
Invece questa ragazza dimostrò compassione. Perché? Perché aveva conosciuto, nella sua semplicità, la compassione e la potenza del suo Dio. Oggi vogliamo vedere un esempio da cui possiamo imparare molte cose, ma meglio non imitare, che è il re di Israele, Joram, che nel contesto del racconto lui era il re nel Regno del Nord in quel periodo. E vorrei dare prima di tutto un quadro familiare di questo re, no? Da dove veniva la sua famiglia, no? È importante conoscere proprio le famiglie, no? di questi personaggi. E alcune cosettine: Joram era il figlio del re Acab e della regina Jezebel. Vi ricordate Acab e Jezebel? La perfida Jezebel, no? La moglie pagana del re Acab era una regina impia, era crudele, proteggeva l'idolatria, avevano introdotto il culto di Baal e Ashtaroth nel nord, perseguitavi i profeti di Yahweh, fece uccidere i profeti di Dio, e grazie a Dio si salvarono 100 in una caverna. Joram non seguì Baal, però fu sempre un re ribelle a Dio, e continuò a essere a ribelle, perché lui, per esempio, istituì sacerdoti che non erano dalla famiglia di Levi, erano sacerdoti non chiamati a essere sacerdoti nell'adorazione, avevano stabiliti dei luoghi di adorazione, di culto, che non erano stabiliti da Dio, perché il Tempio di Dio stava in Gerusalemme. In questi luoghi Joram continuava a, per esempio, avere delle immagini di vitelli d'oro, no? Erano idolatrie, era una tra il sacro e il profano, ok? Avevano una religione ibrida, possiamo chiamarla. Joram era un uomo con potere, era un re, e senz'altro era cresciuto in un ambiente reale, e fin dall'infanzia possiamo dedurre che è stato istruito, era una persona colta, aveva una conoscenza senza dubbio della sua storia, del suo popolo, della sua religione, come non poteva sapere e conoscere la storia di Israele e veramente la specialità di questo popolo. E nel racconto che abbiamo letto, abbiamo visto che gli si presenta una richiesta di aiuto da un re nemico. Questo re nemico aveva richiesto che Naaman, il suo fratello servo, fosse guarito dalla lebbra. Una cosa impossibile, no? E vediamo che tutto quel potere di Joram, tutta quella istruzione di Joram, tutta quella sua religione, non servì assolutamente a nulla quando si presentò un'occasione apparentemente impossibile, sia di dimostrare la potenza del vero Dio e dare gloria a Dio. Infatti, cosa abbiamo visto? Che lui si stracciò le vesti, andò in panico, andò in tilt, perché non sapeva cosa fare. Aveva paura più per la sua propria salvezza e incolumità che vedere quella come un'occasione di dare gloria a Dio, a un re e a un popolo nemico. Molto diverso da quella semplice serva e questo potente, sapiente, religioso re, no? Con due scale opposte. E qui il re Joram ci dà un'immagine di una persona che, ricevette insegnamenti religiosi dalla parola anche di Dio, aveva religione, ma in realtà era un uomo ribelle senza una fede. E ci chiediamo: ma com'è possibile questo uomo che
avrebbe dovuto conoscere la Torah, no? La Genesi, perché già dal primo libro della Bibbia c'è il racconto della prima guarigione di un re pagano. La prima guarigione che troviamo nella Bibbia era proprio di un re pagano, re Abimelech, che Abramo pregò per lui. Abramo era un profeta per lui, e la sua moglie, le sue serve poi rimasero incinte, perché erano sterili per alcune ragioni. Però proprio già dalla Genesi, come il re Dora non poteva conoscere questa? Come non poteva conoscere Leviti, il libro di Leviti, da capitolo 14, capitolo 15, vediamo proprio come il Signore risolve il problema, per esempio, della lebbra, attraverso l'espiazione, olocausti. Leggiamo per favore. Ecco, il sacerdote, da Levitico 14, offrirà l'olocausto e l'oblazione sull'altare, farà quel tale l'espiazione e gli sarà puro. Il sacerdote offriva sacrifici per far guarire un lebbroso. Questo era nel libro basilare, no? Che lui aveva. E per chi non sa, espiazione significa liberazione dalla colpa attraverso l'accettazione di una punizione. La vita e il sangue di animali sacrificati al tempio servivano per guarire, salvare, riscattare sia per i peccati e sia per le guarigioni, ma erano solo tipi, simboli dell'agnello di Dio, di Gesù che sarebbe venuto. Come non poteva conoscere il serpente di bronzo? No? Vi ricordate, avevamo parlato una volta del serpente di bronzo? Avanti per favore. Mosè allora fece un serpente di bronzo, lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Queste persone venivano guarite dai morsi di serpente, venivano salvati dalla morte guardando il serpente di bronzo. Anche quello era un tipo di Gesù Cristo, l'espiazione che lui avrebbe fatto. Come non poteva conoscere queste cose? Come non poteva conoscere quando Dio mandò, permise una piaga sul suo popolo per la loro ribellione a causa di Cora, e cosa successe? Arone dovette intercedere dando sacrifici e morirono 14.000 persone, perché Dio mandava questa salvezza al popolo attraverso questi sacrifici per guarirli. Dunque Joram non aveva scuse quando si presentò questo lebbroso, un lebbroso a casa. Cosa faccio? Andò in panico, pur avendo conosciuto la scrittura, pur avendo avuto la parola di Dio. Joram non soltanto aveva la scrittura, ma aveva anche una storia raccontata dal suo popolo. Come non poteva conoscere Davide? Lui veniva come re, derivava dal regno di Davide, Salomone, il Tempio di Dio, la gloria del Tempio. Ma lui aveva una storia, diciamo, aveva una coscienza, direi, di prima persona della potenza di Dio, proprio nella sua famiglia. Perché, vi ricordate di nuovo, la sua perfida madre, che detta la caccia ai profeti di Dio, e il profeta di Dio, e come non poteva sapere che proprio pochi anni prima il profeta Elia uccise personalmente 400 dei falsi profeti di Baal, e una fiamma di fuoco scese sul Monte Carmelo per accettare, dimostrando il vero Dio di Elia. Come non poteva sapere quando ce l'aveva proprio in famiglia una testimonianza così? Dunque, e dice, ma come puoi tu che hai la scrittura, la storia, la testimonianza proprio in famiglia, e tu, quando ti si presenta una cosa difficile così, non pensi, se non ce l'hai, non puoi metterlo in pratica. Era un religioso senza fede, era un miscredente
come i pagani, pur avendo la testimonianza. E non dobbiamo andare tanto lontano, no? Che lo troviamo a volte anche tra di noi, queste manifestazioni, no? Che scende il fuoco, però. E gli ora, inoltre, no? Abbiamo avuto le scritture, la storia, ha avuto accesso anche al profeta Eliseo. Come non poteva sapere che c'era il profeta Eliseo? No? Basta che lo cercava e veramente l'avrebbe trovato. E proprio sul profeta, sui profeti di Dio, c'era la presenza di Dio. C'era, non era in loro, era su di loro. Dunque lui aveva tutte le armi a disposizione, aveva tutto ciò che gli serviva. Allora, vorrei portare questo discorso un pochettino a noi adesso, no? Come siamo messi noi? È possibile che quando ci si presenta, per esempio, una persona malata, parliamo della guarigione fisica, ok? Facilmente noi vediamo il peggio, no? È facile che noi ci scoraggiamo subito quando dici va bene, sì, ok, pregherò per te, ok, è buono, è una cosa buona quella, è buono pregare per gli altri, perché li incoraggia spiritualmente, no? E mostriamo il nostro sostegno spirituale, ma abbiamo mai riflettuto che forse potremmo alzare un pochettino l'asticella della nostra fede? Per esempio, anni fa, e questo io e Marco ce lo ricordiamo, io e Marco andavamo in all'ospedale che c'era questo fratello molto giovane che stava morendo perché aveva avuto un'epatite e aveva i giorni contati. E io e Marco, adesso io non mi ricordo esattamente se l'abbiamo fatto con tra di noi o nella scuola, no, non lo so come era successo, lui forse si ricorda meno, però andammo con l'olio perché la parola di Dio che cosa diceva? C'è qualcuno di voi è malato, no? Lungi d'olio, e noi siamo andati lì. Questa era una persona che si era allontanata da Dio, diceva di essere credente, evangelico, tutto, l'amore, questo e questo, però a causa dei problemi del passato lui ebbe un'epatite, non aveva più febbre, stava per morire. Io e Marco siamo andati lì fiduciosi, che cosa? Quello che dice la parola di Dio, no? Che sarà salvato, la sua fede, no? E noi, almeno sono io, siamo andati lì perché volevamo che questo fratello fosse certo di dove sarebbe andato. Ma io adesso ripensandoci, che è stata una cosa buona, e gloria a Dio, me lo ricordano sempre, più che ne dovrò separare tante altre volte, io adesso se tornassi indietro farei una cosa diversa. Farei la stessa cosa, ma non hanno detto, ma nel nome di Gesù guarisci. Non ho fatto perché forse non pur leggendo queste cose, leggendo che cosa? Quello che disse Gesù, eppure quante volte l'ho letto. Gesù, avanti per favore, Gesù disse ai suoi discepoli, prima di salire in cielo, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati e essi guariranno. E il Signore dunque, dopo aver loro parlato, fu levato in cielo per sedersi poi alla destra del Padre. E quindi se ne andarono a predicare dappertutto il Signore, e il Signore operava con loro, confermando la parola con segni che la accompagnavano. Fratelli e sorelle, questo è il Nuovo Testamento. Questo non siamo nei tempi di Giovanni, siamo in un totalmente nuovo testamento.
un nuovo patto, quelli erano solo indicatori di quello che Gesù avrebbe fatto, di quello che sarebbe stato. Non abbiamo niente a che fare con il Vecchio Testamento, siamo nel Nuovo Testamento. E lo sapete cosa dice la parola di Dio di questo Nuovo Testamento? È migliore. Se lui lo ha fatto in un testamento che non era migliore, in qualche modo ha chiuso una valvola di benedizione, di guarigione. È nel Nuovo Testamento. Gesù che cosa fece? Gesù nel suo ministero andò per dovunque e guariva tutti, indipendentemente dalla loro fede. Come si dice in italiano Geiger counter, quello che misura le radiazioni? Il misuratore Geiger. Sai che cos'è? Quando vanno in zone dove c'è possibile radiazione, no? Allora gli misura se è pericoloso il livello di radiazione. Gesù non è che andava lì con un misuratore a vedere quanto fede era. Ok, tu sei nel verde, ti guarisco, tu rosso, no, non va bene per te. Guariva tutti, guariva pure quelli che gli apostoli dicevano non potevano guarire perché avevano poca fede. Non c'era nessuno che Gesù non guariva. Ok? La guarigione non era limitata agli apostoli. E non dice, beh, questo era per un certo tempo. Però quello cosa ha detto Gesù? Andate in tutto il mondo e predicare ad ogni creatura. Quei 12 apostoli non potevano andare in tutto il mondo a predicare in ogni creatura, usiamo buon senso. Non bastavano quei 12, cosa hanno fatto? Gesù ha chiamato altri 70, ma quelli non bastavano. E lo sai che cosa ha detto Gesù? È necessario che io vado su, perché quando io vado su, lo sai che faccio? Mangio lo Spirito Santo, lui sarà in voi e con voi, e voi farete questo, voi vi sarete ambasciatori, voi sarete il mio megafono, voi sarete i miei rappresentanti. L'autorità non è tua, l'autorità, ogni autorità appartiene a Gesù. Il diavolo non ha autorità, Gesù ha tutta l'autorità. E tu che cosa fai? Non è per la tua autorità che vai e predichi, non è per la tua autorità che scacci il demone, non è per la tua autorità che amministri una guarigione. Tu non stai facendo altro che essere i piedi, le mani e la bocca di Gesù. Tu non c'entri niente. Anzi, noi dobbiamo essere come Giovanni Battista, che disse che io sia abbassato e lui sia innalzato. Non ha niente a che fare con te, non sei tu che vai. E questa è una cosa che lo Spirito Santo deve aiutarci a rinnovare la mente. L'autorità di Gesù che attraverso te, attraverso questo strumento, proclama. Tu non ti devi importare quello che sei. Quando tu proclami la salvezza o porti l'Evangelo, sei tu che li salvi? No, sei tu che li converti. Io devo convertire. Non sei tu, tu devi solo proclamare l'autorità di Gesù su quella persona, su quella cosa, su questo regno, su questo mondo, no? Abbiamo cantato prima, questo regno ha rivelato che ha potenza, forza e autorità. Questo è il regno che è venuto giù, no? E questo ti dà conforto, ti dà certezza. Non devi aver paura, e poi l'ultimo insegnamento che farò sarà più pratico, okay? Forse per incoraggiarci, però non ti devi preoccupare. Tu non ti devi preoccupare quando preghi per qualcuno, quando mi poni le mani. Non dobbiamo avere paura, terrore, che faremo e penserà che siamo sono pazzo o mi vergogno, no? Che cosa penseranno di me? Non dobbiamo pensare in questo modo, perché se Gesù ti ha detto tu vai, ti odio lo Spirito, io sono con te, perché lo Spirito Santo è in te e con te. Chi opera è Gesù Cristo, non siamo noi. E voglio fare una piccola parentesi
di stare molto attenti a quello che succede nel mondo cristiano riguardo guarigioni, perché è una filosofia, una dottrina che probabilmente è un Cristo diverso. Dobbiamo stare attenti a che cose succedono, no? Perché si chiama, poche parole, dottrina della kenosis. Kenosis cosa significa? Vuol dire che Gesù Cristo, quando è venuto giù, che è vero, si è spogliato della sua divinità, come dice in Filippesi, ma non è che Gesù è diventato un uomo e la sua deità l'ha lasciato e poi è stato solo uomo qui e poi è venuto lo Spirito Santo e come uomo era solo lo Spirito Santo che lo guidava. No, lui era pienamente uomo e pienamente Dio, guidato dallo Spirito Santo, perché quella eresia ti porta a pensare, allora io sarò come Gesù, io sono uomo, lo Spirito Santo mi fa essere Gesù. Tu non sei Gesù, tu sei uno strumento di Gesù, sei un portatore dello Spirito, ma non sei. Però quella potenza è perché Cristo è in te, perché ogni autorità, non so se mi sono spiegato, Gesù è Dio e l'uomo, ok? Mosso dallo Spirito. Allora, il bello di questo è che questi discepoli che sarebbero andati e stanno andando come noi nel mondo, cosa succede? Quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola. Il Signore operava con loro. Dunque è come tu sei il chirurgo e accanto a te c'è l'infermiere che ti passa gli strumenti, in un certo senso, no? È il consolatore, è il soccorritore, è il tuo aiuto, è lui che opera, ma noi siamo partecipi di questo. Non abbiamo paura di dire posso pregare per te, perché rimarrete sorprese quante persone, anche non credenti, vi danno di sì, perché non sanno che fare. E non vi deve preoccupare se è una lombalgia o è uno sul letto di morte, perché non devi vedere la malattia, tu non devi vedere la persona, tu devi trattare la malattia come malattia, non gli devi dire ok, questo qui, gli do questa potenza, alzo il volume, non funziona così, guarisci nel nome di Gesù Cristo, da capo che basta questo, una preghiera, perché stai annunciando ciò che Gesù ha fatto. Cosa ha fatto? Il Signore sul suo corpo ha preso le nostre malattie. Avanti per favore, attraverso l'espiazione. In Isaia dice, tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi li ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo è del Vecchio Testamento. Loro venivano guariti per che cosa? Per le lividure che Gesù Cristo avrebbe preso al Calvario. Era quello che sarebbe successo, loro avevano già i benefici, era come se fosse un credito. Poi in Matteo, avanti per favore, vediamo che Gesù è venuto. Poi è venuto alla sera, gli si presentarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Dunque lui stava preparando di compiere quell'atto cui era stato profetizzato e stava avvenendo. Eccomi, sono arrivato, era arrivato. Poi, avanti per favore, dunque loro guardarono avanti, Gesù stava operando per arrivare alla croce,
Però noi adesso guardiamo indietro e cosa dice Pietro? Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Anche noi, guardate, che siamo stati, è già stato fatto, ok? Siamo stati guariti. Abbiamo accesso attraverso le sue lividure e espiazioni a guarigioni spirituali, mentali e fisiche. La domanda che dobbiamo farci, ma attraverso le sue lividure, ma perché? Allora, perché? Facciamoci questa domanda. Perché quando Gesù fu arrestato e portato da Pilato, non lo presero subito e lo misero subito sulla croce? No? Poteva succedere in quel modo, ma che cosa è successo prima? Volevo mettere un video che non tutto è bene vederlo insieme, ma è fatto molto bene sulla passione di Cristo. Presero Gesù e lo frustrarono, lo colpirono, gli strapparono la pelle d'addosso attraverso fruste con ganci fatti di ossa, proprio fu sfigurato, irriconoscibile. In quel momento Gesù stava prendendo su di sé le nostre malattie, il prezzo per le nostre malattie. Non ha fatto tutto, non è solo sulla croce, era tutto una sofferenza completa, come un pacco famiglia quando vai a comprare la carne, cioè poi questo e questo, era tutto uno. Era necessario che lui avesse passato quel non possiamo immaginarci quello che ha passato, ma l'ha fatto per darti quella guarigione, perché quello che ha preso il suo corpo in quel momento erano perché venivano guariti in fede anche quelli del passato, no? E quelli del futuro. Dunque noi abbiamo accesso a questa guarigione per quello che Gesù ha fatto sul suo corpo, andando sulla croce per prendere l'ira di Dio, i nostri peccati e renderci idonei, avere questa pace con Dio e avere questa vita e benedizione del cielo. Dunque, quelle mani che inchiodavano Gesù sulla croce facevano parte dello stesso squadro omicidio del diavolo che frustò Gesù. In quei momenti, in quel contesto di sofferenza, lui veniva caricato e prendeva le nostre malattie, portandole sulle croci, per andare sulla croce. Avveniva l'espiazione, quello che abbiamo detto, per il quale noi abbiamo questa guarigione spirituale e fisica. E il diavolo questo non lo sapeva, perché se l'avesse saputo non avrebbe fatto quello, perché Gesù lo ha sconfitto. Pensando lui, il diavolo che avrebbe potuto ucciderlo, Gesù ha fatto beffa di lui risorgendo, risuscitando, e ha sconfitto la morte. Se tu credi in Gesù Cristo ti libera spiritualmente e Gesù Cristo ti dà accesso a benedizioni spirituali, a guarigioni. Non devi andare in estasi per sapere vai da quella persona, con le mani, devi andare in un trance, no. In fede, quelli che il Signore ti mette davanti, non aver timore, non aver paura. Il Signore è all'opera e Lui sta ricevendo gloria attraverso questo. E come abbiamo detto, non ha niente a che fare con te, con me, con un uomo magico, ha a che fare con Gesù Cristo, che in ognuno di noi, se abbiamo creduto, ricevuto, in ognuno di noi abbiamo questo mandato, questa chiamata, questa autorità che è dietro di noi. Dunque non temere, non agiamo come migliora, abbiamo fede, abbiamo fiducia, vediamo quell'occasione, ah sì, io glorificherò il Signore in questo modo e lascio stare le cose a Dio. Dio è fedele
e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ricordatevi queste parole. Amen. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue ferite siete stati guariti. Se tu che hai ascoltato questa predicazione, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io so che tu hai patito tutto quello che hai patito prima della croce, durante la croce, per causa mia e per darmi la guarigione. Signore, io voglio agganciarmi a questa tua promessa, al fatto che tramite le tue lividure io ottengo guarigione spirituale e fisica. Signore, ti chiedo in questo momento di guarirmi. Scendi dentro di me, Spirito. Arriva profondamente dentro di me e guarisci anche il mio fisico. E se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita dal fatto che tu hai la potenza in Cristo di guarire, fai questo patto con te stesso. Signore, io ti prometto che da questo momento in poi pregherò non soltanto per la salvezza spirituale delle persone a cui voglio bene e che incontro, ma pregherò anche per la guarigione fisica, perché so che tu mi dai la potenza che non è la mia, ma sarà la tua ad operare. Ti prego di essere un tuo strumento nelle tue mani, Signore Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome. Amen.